culture e political correct. Ci dici cos'è la cancel culture? Perché secondo me non è un concetto che tutti conoscono. So che tu ne parli durante le tue lezioni, se lo dici anche a noi. Cancel culture è, come traduciamo ecco, dall'inglese all'italiano, è la cultura della cancellazione. È una tendenza che si sta diffondendo sempre di più a lavorare, impegnarsi per rimuovere da una posizione lavorativa o dalla produzione culturale o comunque da un ambito socialmente attivo persone che sono considerate, a torto o a ragione, colpevoli di aver sostenuto delle posizioni scorrette dal punto di vista politico. E diciamo che non è una cosa nuova, cioè, è una lagogna, appunto, non è una cosa nuova, è lagogna anche ispirata da nobili motivi, non è una cosa nuova. Ma è chiaro che nell'epoca in cui stiamo attraversando, io scusate, non riesco a stare dentro la telecamera, cioè sembro ballo, ora cerco di posizionarmi in maniera più corretta. Il nostro regista ti è già venuto incontro, come vedi. Grazie, anche Riccardo. In quest'epoca, appunto, segnata dal digitale, è diventata estremamente pervasiva. Perché se in passato, non so, un'azione di boicottaggio contro, pensiamo, un'azienda appunto colpevole di comportamenti scorretti, eccetera, eccetera, richiedeva comunque una mobilitazione lunga, un'organizzazione lunga, più impegnativa e anche più pensata, oggi basta un sospetto e un click per distruggere la reputazione di una persona e con dei danni enormi per la persona o per il brand o per la realtà che viene colpita. E spesso si tratta di click e stigmi immotivati o comunque troppo veloci, non sorretti da una riflessione, da una contestualizzazione opportuna. Il richiamo al contesto è una di quelle cose che viene considerata insomma, talvolta una mossa ipocrita per limitare le responsabilità individuali. Non è così. Il richiamo al contesto diventa una mossa ipocrita se è tendenzioso, altrimenti è un passaggio necessario. Vuol dire raccogliere tutti gli elementi che ci sono a disposizione per poter fare una valutazione globale di una cosa, di una situazione e quindi procedere. In questi ultimi tempi si è parlato parecchio di cancel culture perché da varie figure pubbliche sono state colpite, c'è stata anche una lettera realizzata da intellettuali americani che hanno preso posizione contro. Diciamo che è un fenomeno questo molto americano che noi stiamo comunque nel nostro piccolo importando e che sta provocando delle situazioni spiacevoli anche in Italia. A me piacerebbe ecco, poter parlare oggi in questo spazio di una vicenda abbastanza emblematica che ha colpito un fotografo italiano, un fotogiornalista italiano che ora purtroppo non c'è più perché è morto qualche anno fa e che è stato negli anni 60 un modello, un baluardo di impegno sociale e che recentemente è stato vittima appunto di una stranissima operazione di cancel culture. Sto parlando Di di, Gian scusate, Buttorini, giusto? Stai scusami. parlando di Gian Sto Buttorini, mi parlando di senti? Gian Buttorini, che è un fotografo che i vecchietti come me possono ricordare perché è stato uno degli artefici, ha avuto un ruolo molto importante nell'approvazione della legge Basaglia. È stato un fotografo che ai tempi si è occupato di documentare quello che accadeva nei manicomi, ha sempre messo l'obiettivo della sua macchina fotografica a servizio di cause sociali profonde. E anche scomode, e improvvisamente all'alba del 2020 viene accusato da una studentessa inglese di essere un razzista conclamato. Ricostruiamo brevemente cos'è accaduto. Io chiederei a Riccardo, se è possibile, di mostrare, la foto che io gli ho inviato, che si riferisce a un testo, a un volume, appunto, pubblicato da Gian Scusami, Buttorini. Stefania, perché vedo Eccola la qua. chat che ti chiedono chi è il nome. Il nome del fotografo di cui stiamo parlando è Gian Gian Buttorini. Buttorini.
fotografo, fotogiornalista italiano e che appunto ha documentato. Lo trovate, se cercate, cercate Gian Butturini, l'ho trovato online senza problemi. Ecco, vedete questa foto, la foto da cui è partita tutta la vicenda è questa. Dobbiamo però fare un piccolo passo indietro, appunto negli anni 60 Butturini, che è un giovane fotografo, ex grafico, ha iniziato la sua carriera come grafico, va a Londra perché ha un incarico di lavoro, eccetera, eccetera. Allora ha 34 anni, Londra è la capitale della Beat Generation, è un contesto molto vivo, caratterizzato da contraddizioni, conflitti sociali, forti spinte consumista. Lui arriva lì, in questo momento anche molto effervescente, ricordiamoci che l'anno prima, nel 68, era stato ucciso Martin Luther King, c'era una grande mobilitazione anche antirazzista. Lui arriva a Londra e è immerso nel dibattito dell'epoca, sa da che parte stare e si schiera dalla parte dei neri, degli immigrati, dei proletari, degli emarginati, ed è dichiaratamente antirazzista. Questa è la persona che arriva a Londra nel 69 e fa un reportage, va in giro e scatta foto ovviamente non di Londra, della Londra istituzionale, della Londra della regina e delle parate, ma alla Londra inedita. Siamo anche in un'epoca in cui la fotografia di strada quasi non esiste, in cui era molto difficile avere immagini, informazioni di quello che stava accadendo lontano dalle nostre città. E lui realizza questo libro, London, che diventa subito un libro di culto e addirittura una rarità, perché non si trova più in giro. E qualche anno fa Martin Parr, che è un fotografo molto conosciuto, molto potente, anche molto discusso, scopre il volume e si propone di rieditarlo. Gli eredi di Butturini, perché nel frattempo Butturini è morto, danno il loro benestare e il volume esce nel 2017. Lo edita una casa editrice bolognese, la Damiani, che fa dei libri di arte di un certo contenuto, di una certa levatura, e ovviamente trattandosi di una riedizione, l'impianto del libro viene mantenuto. L'unica cosa, l'elemento innovatore, è l'introduzione che fa Martin Parr a questo volume. Bene, fin qui tutto bene. Poi succede, un paio d'anni dopo, che una studentessa inglese nera, una ragazza che si chiama Mercedes Halliday, sfoglia il volume e si trova davanti quell'immagine che state vedendo anche voi, che avete visto anche voi, l'immagine della donna nera, una fotografia che una donna ritratta, fra l'altro una venditrice di biglietti del metrò, accostato a questa donna, a questa figura, c'è il gorilla di Regent Park. La ragazza dice, oh, li hanno messi vicini per dire che le donne nere sono come delle scimmie. E da qui parte la sua battaglia attraverso Twitter. Se Riccardo vuole, ecco, cioè, qua vediamo il tweet con cui è partito tutto. Parte, e lei non sa con ogni probabilità chi è Butturini, ma non si pone neanche il problema, io suppongo, di andare a capire chi è Butturini e cosa ha scritto. Nel libro però lo stesso Butturini spiega la sua scelta fotografica. E a un certo punto, e qua leggo perché ovviamente non riesco a ricordare a memoria il testo di Butturini, lui commenta la scelta di questo dittico, di questa posizione fra due foto, tra queste due foto, in questi termini. Dice, ho camminato di notte e di giorno, ho setacciato gli angoli della città che il turista non vede. Certo, non ho fotografato le guardie della regina, impettite e inamidate come statue di gesso. Ho fotografato una negra, chiusa nella sua gabbia trasparente. Vende biglietti per il metrò. Sola, spenta, prigioniera. Isola immota, senza tempo, tra i flutti di umanità che scorrono, si mescolano, si fondono davanti alla sua prigione di ghiaccio e solitudine. Non ho fotografato i guardiani della torre o i banchieri della City con ombrello e cappello duro. Ho fotografato il gorilla di Regent Park
che riceve con dignità imperiale sul muso aggrondato le facezie e le scorze lanciategli dai suoi nipoti in cravatta. È evidente quindi che l'intenzione di Butturini non è quella di accostare la donna alla scimmia, è al limite quella di comparare due solitudini. È vero, Butturini usa la parola negra, una parola che noi oggi non useremmo, è una parola che ha un significato molto offensivo, ma nel 69 non era così. Quindi lui usa una parola che è normale per l'epoca e rimane questa parola normale perché si tratta di una riedizione. Il dittico non viene smontato perché era stato concepito così dall'autore. Sto vedendo che anche questa ragazza, che non ricordo il nome, invita volutamente all'azione, quindi cerca di aizzare un po' gli animi, no? Giusto? Assolutamente. La ragazza, ecco, che meccanismo utilizza prima che tu continui la tua storia? Cioè, allora, la ragazza segnala un'immagine, mette in evidenza un'immagine razzista e invita all'azione. Chi invita all'azione? Le persone che sono ovviamente sensibili a questo tema e le persone che sono interessate alla fotografia. E questa cosa, questa iniziativa di Mercedes Halliday, in pochissimo tempo fa breccia, anche perché si schierano in suo sostegno una serie di figure comunque rilevanti nel mondo della fotografia inglese. Perché questi si schierano con lei? Punto di domanda. Perché condividono davvero la battaglia? Allora, io non posso entrare nella testa della gente, non posso saperla, ma l'impressione generale è che lì si stesse svolgendo, anche sulla testa di questa Mercedes, uno scontro tra titani della fotografia. L'obiettivo era Tarr, che è un personaggio che è sempre stato poco digerito da un certo mondo culturale e fotografico. L'obiettivo era Tarr, e quindi ecco che il Twitter di questa ragazza viene rilanciato ben oltre quello che sarebbe stato in condizioni normali. C'è addirittura l'appoggio di alcuni produttori, di un produttore della BBC. E la questione travalica velocemente. La gente condivide fermandosi all'immagine, ma nessuno spiega chi è Butturini, nessuno invita a guardare il libro, a ricostruire. Nessuno, intendiamo anche i media che raccolgono la sfida? Allora, i media inglesi sono tutti schierati con lei. Teniamo conto anche che in Regno Unito c'è una grandissimissimissima attenzione al politicamente corretto, che sempre di più sta diventando da strumento, che dovrebbe essere, infine. Quindi non utilizziamo il politicamente corretto per migliorare le relazioni umane, ma diventa l'obiettivo. Dobbiamo essere politicamente corretti. In Italia la vicenda viene sostanzialmente ignorata, fino a quando qualcuno, io non so onestamente se è avvisato dalla famiglia Butturini, cioè non so come è andata la vicenda, qualcuno se ne accorge, qualcuno è un giornalista di Repubblica che prende posizione ricordando chi è Butturini. Noi come Africa, come rivista Africa, ce ne siamo accorti più o meno in quello stesso periodo e abbiamo fatto poi le nostre ricerche, le nostre verifiche per cercare di capire come fosse andata questa vicenda. La vicenda non finisce però dove, cioè, ha un esito, perché che cosa succede? Succede che, appunto, visto che l'obiettivo è Tarr, la vicenda si sposta, Butturini è considerato razzista conclamato, Tarr è il mostro di insensibilità che ha editato questo libro. Tarr per un po' fa resistenza. Poi alla fine si piega, si dimette dagli incarichi che ha, chiede scusa e sostanzialmente prende le distanze dal libro. Teniamo conto anche che la ragazza ha chiesto delle cose, ha chiesto che il libro venisse messo al macero, ritirato. Facciamo vedere le mail. Le mail che vedete sono delle mail che sono state rese ancora pubbliche. Scusami, da... Vediamo se Riccardo riesce. Sì, è uno scambio...
epistolare. Puoi iniziare con la prima, quella di Martin Parr. È uno scambio epistolare tra Martin Parr e Mercedes. Martin Parr si cosparge il capo di cenere, le chiede scusa. Immaginiamo anche questa cosa abbastanza surreale, un gigante della fotografia che scrive a una studentessa inglese. Evidentemente c'è una questione anche di potere, di immagine fortissima dietro. Sostanzialmente chiede scusa e addirittura le offre un lavoro. La ragazza sdegnosamente rifiuta il lavoro, ma la ragazza è in buona fede. Il problema è che nessuno le ha detto, cerca di contestualizzare, il mondo è cominciato prima di te. Ci sono tutta una serie di problemi che vanno affrontati giustamente, ma non li puoi affrontare senza vedere quali sono gli excursus storici, che cosa ha significato quella, cosa significa quella parola, la parola negro nel 1969, cosa significa quell'accostamento. Non puoi appiattire tutto nel momento presente. E il problema della cancel culture è proprio questo, che porta una, rischia di portare a un appiattimento, rischia di portare a una decontestualizzazione e anche a una strumentalizzazione delle persone. Per me è stato interessante, quando ho sentito un figlio di Butturini che avevo intervistato, gli ho detto delle cose molto sagge, ha detto se di questa... L'accostamento di mio padre è discutibile secondo la sensibilità contemporanea. Bene, discutiamone. Discutiamone allora. Ma se mettiamo il libro al macero, se liquidiamo Martin Parr come un vecchio bianco che pensa di poter fare quello che vuole e Butturini come un razzista conclamato, non c'è più discussione. Sulla ragazza lui è stato anche molto comprensivo, invece mi diceva, secondo me la ragazza è stata usata, cioè la ragazza ha una percezione delle cose limitata dall'età, dall'inesperienza, è sicuramente una persona che si preoccupa di tematiche attuali, è bene che sia impegnata, però l'impegno non può essere cieco, l'impegno deve anche portarci a un ragionamento. E tutto questo è qualcosa che inquina molto la comunicazione a livello dei media, a livello dei social, ed è anche qualcosa che ci chiede, ci chiama a una responsabilizzazione individuale. Cioè, banalmente, non è obbligatorio condividere tutto quello che ci passa sotto il naso, non è obbligatorio indignarsi in un nanosecondo, possiamo indignarci, cercare di capire se la nostra indignazione è fondata e poi, dopo una bella riflessione, agire. Il problema oggi è che invece non funziona così, è una catena, si vede un'immagine disturbante, non ci si preoccupa dell'origine dell'immagine, della storia, di capire, e si va come se fossero, non so, tanti cani pavloviani che rispondono allo stimolo. Ma noi non siamo cani pavloviani. Scusa Cristina. Ti faccio una domanda perché hai sintetizzato tutta la perfezione, perché la vicenda è molto complessa, c'è anche un tuo articolo su Africa per chi lo volesse cercare che secondo me è molto interessante, la ricostruisce. Faccio una domanda e poi passo la palla a Riccardo così facciamo un po' di dibattito. Tu hai parlato di questo fatto del linguaggio del politicamente corretto. Ecco, in questo caso hai detto che il problema è che diventa un fine, non un mezzo. Facciamo, ecco, ce lo spieghi un po' meglio come il politicamente corretto, che poi è legato al linguaggio che utilizziamo noi nei media, nel fare informazione. Ecco, Riccardo è un regista perfetto, ha già messo il tuo articolo in sovraimpressione. Grazie. Come può succedere questo? Quanto pesa l'uso delle parole? Come succede? Perché immaginiamo che chi ci sta seguendo, oltre gente che segue te, c'è anche tanta gente che scrive e che quindi potrebbe anche, volente o nolente, incorrere in un errore. Ecco, volevo analizzare con te i meccanismi di quanto è successo e di quanto succede in generale. Allora, il problema, secondo me, è vero, è che noi siamo tutti più o meno vittime di quella che io chiamo la cultura tutoriale,
cioè noi per anni siamo stati bombardati dall'idea che ci fosse sempre una, un modo chiaro di individuare quello che è giusto ed è sbagliato. Questa parola sì, questa parola no. Questo va bene, questo non va bene. Ci sono ambiti in cui questo non è assolutamente possibile. Uno di questi ambiti è quello che oggi è dominato appunto dal politicamente corretto. Il politicamente corretto esprime una sensibilità che cambia. Come cambi la sensibilità, come la sensibilità venga delimitata, cosa sia oggi accettabile, cosa non sia accettabile, non è facilmente misurabile. È tutta anche una questione di appunto sensibilità, di empatia, di capacità, di conoscenza, di contestualizzazione. Tutto questo è molto faticoso. È più semplice dire questo sì, questo no. È più semplice andare giù con l'accetta. È più semplice quindi trasformare quello che è uno strumento in un obiettivo. E questa cosa noi la vediamo molto bene appunto con il fatto che certe parole vengono bandite, ma anche con l'idea che si debbano rappresentare, rispettare delle proporzioni nella rappresentanza delle minoranze. Allora, uno si domanda, ma io sono a, cioè non so, una mostra, ecco, questa era una cosa, scusate, salto un po' di palo in frasca, mi era capitato tempo fa di vedere, di ricevere il comunicato stampa di una mostra, si era aperta, non ricordo in quale città, la notizia della mostra era che era una mostra dove c'erano più artiste donne che uomini, che artisti uomini. Ma questa è una deformazione, perché a me in una mostra la cosa che dovrebbe interessare è che ci siano delle opere interessanti, che ci siano delle opere valide, ma se tu addirittura, addetto alla comunicazione, mi proponi come notizia il fatto che ci siano più donne che uomini, evidentemente ritieni che la cosa più interessante, che l'aspetto più interessante sia questo, e questo mi dice che abbiamo spostato completamente l'obiettivo concreto e ragionevole della mostra. Da che era esporre delle opere diventa dimostrare che siamo politicamente corretti, anzi siamo ancora di più, perché abbiamo più donne che uomini. Io questa cosa la dico da femminista, perché non sono non femminista, non vedo che cosa aggiunga un atteggiamento del genere, che cosa possa aggiungere in positivo alle questioni femminili. È sicuramente più facile vendere in questo modo una mostra che non avviare un dibattito, una riflessione profonda sulle questioni femminili. Vabbè, questo... un po' anche la storia delle quote rosa, passami il termine, che su cui io non voglio entrare nel merito, non sono molto d'accordo, però anche questo sono tutti termini che il giornalismo pompa tantissimo, perché le quote rosa è una cosa che poi, se ci fate caso, nei giornali viene utilizzato anche quando non è legato alla politica, no? Quindi dire un'azienda c'è la giusta dose di quote rosa, le quote rosa nei gruppi, ormai è diventato per dire che appunto come le artiste donne uguale le quote rosa, quando non è quello a cui le donne esattamente. E questa cosa appunto ci porta alla prevalenza del formalismo della forma sulla sostanza, e la sostanza è sempre più difficile, no? da curare, da individuare, da invece è facile essere femministi con le quote, cioè, ho messo tante donne, sono a favore delle donne, no? Non è così, e lo sanno le donne, lo sanno quelle che poi hanno tutta una serie di problematiche che vivono sulla loro pelle. Prego, Riccardo. Sì, scusami, no, allora io ho pensato molto a questo argomento, anche perché non tutti sanno, però io ho un passato ho degli studi antropologici alle spalle, diciamo, quindi sociologia e antropologia, ecco. Soprattutto tutto il discorso di riscrivere le culture e come poi l'antropologia culturale si è concentrata soprattutto nell'ultima parte del Novecento sul fatto che in passato l'antropologia era strumento coloniale del colonialismo, e poi ha capito che in fin dei conti
si era sbagliato tanto e si doveva in qualche modo recuperare facendo un altro tipo di riflessione antropologica, appunto su come si scrivono le culture. Perché attraverso la scrittura noi, come dire, imponiamo a una cultura una determinata tara, ok? Chiamando una persona di colore negro, automaticamente come dire, la rinchiudiamo in quello che per noi è un concetto, ok? O almeno questo è quello che ci hanno insegnato all'università, professor Massimo Camace. Un grande punto di riferimento. Quello che però chiaramente mi colpisce è tutto il discorso legato al Black Lives Matter, okay? Cioè tutto quello che è successo intorno a questa vicenda. Ecco, la mia domanda è: secondo te, secondo voi, come questa vicenda è stata realmente sentita da tutti gli attori, oppure è stato solo un momento per fare notizia, per vendere giornali, per vendere click sui giornali? Allora, Black Lives Matter intanto è un movimento che nasce molto prima della morte di Floyd. Diventa popolare in Italia con la morte di Floyd, però in realtà queste persone stanno lavorando da diverso tempo su un progetto, su una serie di rivendicazioni che io credo assolutamente negli Stati Uniti hanno moltissimo senso, proprio per la storia americana, per le problematiche che ci sono. Però in altri posti gli equilibri, le storie e le problematiche sono diverse. È stata data moltissima risonanza alla vicenda, al movimento, fin tanto che, io ora qua parlo dell'Italia, fin tanto che questo non è andato a interferire invece sui nodi, sulle situazioni incistate italiane. Perché in Italia è facile dire Black Lives Matter e arrabbiarsi con la polizia che è violenta contro gli afroamericani. In Italia noi non abbiamo una polizia violenta contro gli afroamericani, casomai ce l'abbiamo violenta contro altri soggetti, cioè la polizia da noi ammazza Stefano Cucchi. Ecco. A Ma volte senza andare. abbiamo altri problemi legati non al black in modo specifico, ma allo status dei migranti. Di questo si dovrebbe parlare. Forse noi dovremmo dire Migrant Lives Matter in Italia, ma questo non è stato detto perché Migrant Lives Matter è troppo impegnativo politicamente per il nostro paese. Ecco, da parte dei giornali c'è stato come sempre un po' il seguire l'onda. E questa cosa è stata rilevata anche da molti giovani afroitaliani, questa doppiezza, questa ipocrisia, giustamente. Poi in Italia abbiamo avuto un sacco di semplificazioni abbastanza sconcertanti, però in fondo questo fa parte anche della regola del gioco. Ecco, per esempio, una cosa che mi ha colpito molto è che dopo che è uscita fuori la notizia e si è iniziato a parlare del movimento che già esisteva e che però comunque ha preso, come dire, ha preso possesso, diciamo così, delle prime pagine dei giornali, per esempio c'è stato l'episodio in cui hanno deciso di censurare Via Col Vento. Perché poi c'erano delle immagini in cui le persone di colore erano viste come c'era la mamma, ecco, diciamo, c'era la donna di colore che faceva il governante. Il mio punto di vista è questo, questo è il mio punto di vista, poi. Ma in realtà in Italia ce l'hanno raccontata così perché anche la vicenda del Vio Convento non è proprio andata in questo modo. La vicenda di Via Col Venti in Italia ce l'hanno raccontata come se appunto in relazione a Black Lives Matter fosse stato censurato il film. Invece negli Stati Uniti c'era già una polemica abbastanza un po', come dire, più antica sul film Via col Vento, perché è un film che comunque ha sicuramente riflette una visione del mondo di quell'epoca lì e si fa portavoce di una romanticizzazione del sud, eccetera, eccetera. Però
Là c'è stato lo sceneggiatore di 12 anni schiavo, mi sembra che sia stato lui, che ha chiesto alla piattaforma dove era stato inserito Via col Vento da poco come film che si poteva vedere appunto in streaming, di ritirarlo momentaneamente per riportarlo poi in un secondo momento accompagnato da una contestualizzazione, da un disclaimer che avrebbe dovuto essere fatto dalla piattaforma in questione. E anche questa è un'operazione molto americana perché un po' sono sempre gli americani che pensano che tutto debba essere spiegato, ma l'idea era appunto non censuriamolo, ma lo riportiamo contestualizzando, che è una cosa a mio avviso abbastanza discutibile perché credo che appunto il pubblico non sia un bambino da portare per mano, ma uno può, vedendo che il film è del 39, se non mi sbaglio, non ricordo, comunque sicuramente di molto age, e vedo che il film si riferisce a quell'epoca là, io devo essere in grado con la mia testa da sola di fare tutta una serie di connessioni, se la mia testa fosse piena di pensiero critico, eccetera, eccetera. La lettera che ha fatto Scott su questo, chiedendo sostanzialmente appunto la rimozione temporanea di Via col Vento, è stato un argomento di cui si è discusso molto negli Stati Uniti, in Inghilterra, approfondendo la questione. Da noi, secondo me, i media hanno teso a banalizzare molto, ancora una volta, con dei titoli del tipo Via col Vento è razzista, poi è diventata la polemica su è razzista, non è razzista. Non spiegando bene esattamente che cosa era successo e non facendo un'analisi ancora una volta di tipo contestuale. Tieni conto Questo è che io non molto l'avrei proprio esatto. tolta dalla pasta, cioè io trovo che la richiesta dello sceneggiatore non era una richiesta sensata, però quello è il mio parere. Ma di questo non si è parlato in Italia, scusate. No, dicevo, questo è molto legato anche alla volontà dei giornali di fare clickbaiting, perché ovviamente sfruttando la fama di Via col Vento, che è un film con cui tutti siamo cresciuti, mi ricordo la Rossella che si fa il vestito con le tende verdi, io l'ho vista da piccola ancora, me lo ricordo. Però al di là di questo ti volevo chiedere, ma la cancel culture riguarda solo fenomeni legati alla politica o si può riguardare per esempio anche il mondo dello spettacolo e cattive informazioni che vengono diffuse in tal senso? Per esempio, penso a quando ne parlavo prima, sono qua a casa di Alessandra, che è la mia amica, anche ha un capitolo nel nostro libro. Mia Martini che portava sfiga, o Marco Masini che portavano sfiga. Ecco, in quel caso si può parlare anche di cancel culture perché si tende a attribuire una cosa negativa e anche a cancellare tutto quello che queste persone hanno fatto? Non lo so, a me guarda, quella sembra più maldicenza e gli effetti della maldicenza. La cancel culture in genere ha questa caratteristica che si ammanta di buone ragioni, no? Dire che una persona porta sfortuna non è una buona ragione. Dire che un film è razzista è una buona ragione. Dire, come è successo recentemente a un film bellissimo, tra l'altro, di una regista senegalese, di origine senegalese, che il suo film è un invito alla pedofilia. Il film in questione sarebbe Mignon. È un film che è tutto tranne che un invito alla pedofilia, però così è stato giudicato dal trailer, anzi neanche dal trailer, credo proprio dall'immagine. Questa è cancel culture, perché non lo fai perché la regista ha poco di buono, la fai perché la regista sta attentando a un valore che dovrebbe essere condiviso da tutti. Questa cosa ha provocato un sacco di danni, fra l'altro, economici al film, ha creato un sacco di problemi, cioè di danni economici a Netflix, poi Netflix è enorme, certamente non vanno in miseria per una vicenda di questo genere, ma quando una storia come questa invece colpisce una persona singola, una persona piccola, allora ci possono essere dei danni enormi. C'è un libro meraviglioso, secondo me, di Philip Roth, La macchia umana, che racconta in maniera formidabile come un'accusa di razzismo, tra l'altro infondata, possa distruggere una persona, in quel caso un professore universitario potente, ma che era diventato pesante.
poi c'è tutta quanta la storia. Beh, il libro chiaramente non è solo questo, c'è molto di altro, e fornisce questo libro, se qualcuno lo volesse leggere, secondo me è una cosa veramente è un libro splendido, fornisce anche una descrizione di tutta una serie di meccanismi che caratterizzano e che hanno caratterizzato gli Stati Uniti, probabilmente incomprensibili per noi che siamo italiani, ma molto illuminanti rispetto alle problematiche che poi si sono sviluppate negli Stati Uniti, che non sono le nostre. Stefania, scusa, ti volevo fare un'ultima, almeno io, da parte mia, un'ultima domanda, che però è un po' più tecnica, nel senso che abbiamo inquadrato il problema almeno a grandi linee, comunque abbiamo dato dei riferimenti per capire di cosa stiamo parlando, ovviamente più o meno, perché questo potrebbe dire tantissimo altro. Secondo te, un giornalista, cioè una persona che scrive dei contenuti per un quotidiano, cosa può fare per non cadere nel trabocchetto del clickbaiting? Cioè, lasciamo perdere che ci può essere un'intenzione da parte dell'editore o comunque da parte dei responsabili di dire che ce ne frega comunque dei contenuti sostanziosi, noi dobbiamo fare il titolo per fare click, per fare cosa, scrivi sta cosa, semplifica, cioè, perché io penso che da un lato ci sia un'ignoranza di base, no? Nel senso che proprio non si sanno le cose e si generalizzano. Dall'altro lato c'è una malizia che ti dice ok, sì, è vero, c'è tanto altro da dire, però il nostro pubblico, così, noi sappiamo per certo che le persone sul web non è che leggono dalla prima all'ultima parola, leggono il titolo, a volte commentano e si interfacciano con il contenuto solo perché leggono il titolo, e chi come dire, fa affari con i titoli online sfrutta queste dinamiche per fare traffico e cose varie. Diciamo, il giornalista in buona fede cosa può fare per gestire queste dinamiche in modo tale da pubblicare dei contenuti che non siano, come dire, politically correct solo all'apparenza, ma che riescano comunque a contestualizzare meglio l'argomento? Allora, questa è una domanda da 10 milioni di dollari. Se vuoi che io ti dia una risposta sincera, molto probabilmente deve licenziarsi. Ecco, mi viene da dire questo, probabilmente si deve licenziare. Perché ahimè, credo che da questo punto di vista sia veramente difficile, sempre più difficile oggi, e anche tanti colleghi ben sistemati lo sanno, poter fare il nostro mestiere in maniera deontologicamente corretta e onesta. Tanti nostri colleghi ben sistemati, dico, lo sanno, perché a me è capitato di raccogliere gli sfoghi anche di persone che non so che hanno, sono corrispondenti di giornali importanti in posizioni cruciali, che ti dicono: io però riesco a farmi pubblicare solo quando porto delle notizie curiose, delle notizie che colpiscono l'immaginario, non quando propongo delle cose più di contenuto, anche più difficili, però più importanti, più rilevanti per la vita delle persone. Il giornalismo questo dovrebbe fare, dovrebbe servire a pubblicare notizie non solo strane, anzi, magari ogni tanto qualcosa di strano, ma soprattutto notizie utili, verificate, serie. E purtroppo questi spazi si stanno restringendo sempre di più. Però appunto io non rispondo con la battuta deve licenziarsi, perché è una battuta che poi solo poche persone possono prendere in considerazione. Chi deve lavorare, deve invece fare un lavoro continuo di cesello e compromesso. E deve provare a tenere ferma la posizione, a fare un piccolo passo avanti, a accettare magari di cedere su punti non essenziali, a non cedere su punti essenziali, e dovrebbe, questo sì, sempre studiare, informarsi, lavorare per capire meglio il contesto in cui opera. Quella è responsabilità del singolo. Purtroppo il tempo manca anche per studiare, perché le richieste nei giornali sono sempre richieste incessanti di produrre di più velocemente. E ci sono comunque dei progetti anche giornalistici che, viva Dio, vanno in un'altra direzione. Io sono per esempio molto fiduciosa, e ne parlo spesso a lezione, nei confronti dello slow journalism,
che credo che sia un'opportunità reale, non un movimento solo di nicchia. È un'opportunità reale e io mi auguro che riesca a guadagnare ogni giorno un po' di spazio in più. I giornali, fra l'altro, in Italia non sono in crisi, ma non solo perché c'è tutto un problema che riguarda appunto la concorrenza con internet, la crisi economica, eccetera, eccetera. Sono in crisi anche perché non soddisfano le richieste dei lettori, che non sono tutti desiderosi solo di clickbait. Qualcuno sì, ma qualcuno no. Sono d'accordo. Comunque qualche progetto di approfondimento c'è. Dico una cosa per chi non lo sapesse, che lo slow journalism in Italia è legato ad Alberto Pugliafito, tanto per che ha scritto anche un libro in merito. Rendiamo onore. Guarda, ci hai detto un sacco di cose, giusto? Io quindi non ti faccio altre domande perché sono già le 18:45. Non so, Riccardo, se abbiamo qualche domanda da parte delle persone. Ho visto tanti commenti. Sì, no, al momento domande non ce ne sono. Io, se qualcuno vuole fare qualche domanda, questo è il momento giusto. Nel frattempo io ne approfitto per ricordare che il video, perché chiaramente molte persone comunque, noi abbiamo cambiato l'ago della diretta, ci seguono, non ci seguono, e cioè, cercare di soddisfare un po' la nostra community piccola, cerchiamo comunque di, come dire, essere vicini alle esigenze. Comunque il video viene lasciato sulla community, quindi chi vuole rivederlo lo può rivedere, e poi tornerà il video sul canale YouTube, perché abbiamo trovato il modo, l'escamotage per scaricare, mettere e caricare, e quindi il video verrà caricato anche su YouTube. Quindi, in ogni caso, se vogliamo lasciare domande, se vogliamo approfondimenti, noi ci siamo sempre, anche, come dire, nei prossimi giorni. Lasciate nei commenti le vostre domande, le vostre esigenze, e cercheremo di rispondere. A rispondere. Ok, Io non lo so. sostanzialmente no, non ci sono domande. Hanno ripreso il tuo concentrarsi sulla forma perdendo di vista la sostanza. Chiudo dicendo che questa cosa che hai detto sul contesto, secondo me, è molto molto importante. Certo è che a volte i direttori di giornale, magari tu ti vuoi orientare sul contesto e tendono a tagliarlo perché vogliono una notizia pure cruda. Quindi questo. Non è, il giornalista ci prova, ma a volte se lo vede un po' tagliare, anzi il taglio che prevede il direttore è proprio che si vada sulla notizia. E magari, dico solo una cosa che noi abbiamo detto anche nel libro, si può optare per dare sì la notizia e poi fare tutti gli altri articoli di approfondimento. Col web si può fare, si possono linkare tutti da di loro ed è anche facile, non so se sei d'accordo Stefania, a ricostruire anche un percorso narrativo che faccia andare sempre più a fondo. Beh, sì, anche perché questa è una strada e bisogna essere pragmatici, cioè non si può essere massimalisti in questo campo qua, perché con il massimalismo magari si mantengono poi intatte le coscienze, ma non si fa più lavoro, non si lavora più, ecco, non si fa più nulla di concreto. Si potrebbe essere un'alternativa. Io ho il mio lavoro, faccio il mio lavoro, cerco di strappare dei momenti in cui io posso, come dire, essere più meno frivolo e più attento a determinate cose, e poi mi faccio un blog personale. Anche. Se ho Anche. la buona firma, se ho la fortuna di riuscire a creare anche, come dire, un personal brand, anche i giornalisti hanno un personal brand, mentre lavoro da una parte e faccio quello che mi dicono di fare, dall'altra parte posso fare un lavoro di micro mini editoria individuale sul mio blog, e poi